Matteo, hai conosciuto, tra virgolette, Pinocchio, lo hai amato, lo hai disegnato quando eri un bambino. Che cosa ti ha colpito allora? E poi mi piacerebbe sapere se è cambiata un po' la tua percezione di Pinocchio, le cose che ti hanno colpito via via. Sì. Beh, l'ho conosciuto da piccolo e ho dei ricordi così un po', come dire, legati all'infanzia, quindi probabilmente ero affascinato così, dal desiderio di Pinocchio di divertirsi, di giocare, di scappare dalle regole, dall'ordine, quindi probabilmente quello mi affascinava, quel senso di libertà. E poi crescendo anche Geppetto è diventato una figura centrale perché sono padre di un Pinocchietto e questo diceva giustamente Roberto prima, si nasce Pinocchio e poi si diventa Geppetti e questo è un po' il percorso che ho fatto anche io e poi abbiamo fatto questo film cercando anche un po' di riscoprire il grande capolavoro di Collodi e cercando anche di fare un film che potesse arrivare un po' a tutti. Piccoli, a grandi, che potesse essere un grande spettacolo, potesse incantare il pubblico. Questi erano i nostri desideri, cercare di essere fedeli soprattutto all'anima popolare del racconto, perché nasce per essere un racconto sin dalla prima edizione che si rivolge a tutti, insomma, fu sin dalla prima edizione un grande successo popolare. E quindi abbiamo cercato insieme anche agli altri attori che ho avuto accanto, oltre a Roberto, ho avuto Proietti, Papaleo, Ceccherini, tutti attori che hanno una naturale inclinazione anche al comico. Abbiamo cercato di fare un film che potesse essere anche divertente, che possa avere una leggerezza, una luce, ecco. E poi è una grande storia d'amore da un padre a un figlio, e quindi da quel punto di vista ti insegna anche a riscoprire l'importanza dell'amore, no? Con Pinocchio in qualche modo a un certo punto capisce i propri sbagli e ha una sorta di redenzione e capisce l'importanza di amare. Quindi credo sia da questo punto di vista anche un film importante per il messaggio che dà. E credo che fosse anche questo un po' nell'intento di Collodi, cioè far capire dalle conseguenze delle azioni sbagliate quale doveva essere la scelta giusta. Ecco, Pinocchio è una sorta di antieroe che commette una serie di sbagli e i bambini da questi sbagli dovrebbero capire cosa è giusto fare. Ecco. E noi siamo stati molto rispettosi del testo e speriamo che appunto da lassù Collodi Esprima la sua gioia. Sì. Roberto, Geppetto ormai è così, è un universale, un'icona, tanto quanto Pinocchio. Questo Geppetto qui, cosa ti piaceva? Cosa di questo Geppetto di Matteo? Abbiamo privilegiato con Matteo proprio che sia il babbo, il padre, soprattutto, non il falegname o un povero che non ha, beh, soprattutto è un padre. Questa è davvero una storia. Uno degli aspetti di questo film, non tutto, è uno, è proprio un padre, è la storia di un padre che ama suo figlio, che lo perde, lo ritrova, si dispera per lui e lo ama alla follia. Ecco, finché alla fine gli viene fatto il miracolo di dargli il figlio più straordinario del mondo, che diciamo, cioè, Pinocchio ama sempre suo padre, però alla fine quando diventa un bambino vero, diciamo così, ecco che il miracolo è compiuto. Quindi abbiamo privilegiato questo aspetto proprio del padre e anche l'aspetto buffo e comico che c'è in Geppetto, perché la cosa grande di Geppetto, se fosse solo un padre che commuove, non avrebbe avuto questo successo in tutto il mondo. È che è anche buffo, quando fa il falegname con Mastro Ciliegia, ha delle scene, quando va all'osteria, quando insomma cerca da mangiare, cerca lavoro, fa anche ridere, fa ridere, quindi è umano, diventa proprio vero, vero, un'umanità, se no sarebbe solo arcigno oppure troppo commovente, drammatico, invece no, capito? È proprio come tutti noi, un padre, il padre. L'umanità penso sia un'altra delle parole chiavi del Sì. racconto di Collodi, l'umanità. Federico,
Hai qualcosa in comune tu con Pinocchio? Sei un po' discolo come lui, un po'... Beh, io in comune con Pinocchio... Beh, per forza qualcuno, un bambino al mondo avrà sempre qualcosa in comune con Pinocchio. Vero. O che dice le bugie, o che è ingenuo, o che frequenta persone così e così. O che frequenta persone che gli permettono di essere ricco dalla mattina alla sera. O comunque un bambino al mondo ci trova essere, cioè... Tutti i bambini hanno un problema, che una non un problema, una cosa in comune con Pinocchio. Sì, sì. Io una cosa in comune con Pinocchio, beh, è l'ingenuità. E la voglia di vivere. Sì. Hai voglia di vivere tu, vero? Come io, Pinocchio. Sì. Pinocchio vuole vivere, vuole una voglia di vivere da morire, come te. Però ha detto anche una cosa giustissima, l'ingenuità, che è stata una delle cose su cui abbiamo lavorato di più nel rapporto tra Federico e Pinocchio, nella sua... Che devi... infatti Matteo mi diceva sempre, mettici il cuore, poi mi raccomando, Pinocchio non è proprio intelligente, perché poi mi ricordo ancora che tu mi dissi, non è intelligente... come un bambino. Pinocchio è ingenuo tipo, lui non capisce tante cose, lui è ingenuo, è perché puro. Lui è appena nato, è puro, e infatti tu me lo dissi sin da subito. Sì, perché lui a volte certe cose del personaggio chiaramente non capiva, come potesse Pinocchio credere a certe cose, no? Come cose il gatto e la volpe, proprio... cioè. Ma sì. Io gli cercavo di dirgli, ma tu sei appena nato, hai una purezza, hai un'ingenuità, un candore, che è anche la tua forza, è anche la tua bellezza, no? E questo poi Federico l'ha fatto suo, perché comunque Federico ha interpretato questo ruolo che aveva 8 anni, adesso è molto più grande, ce n'ha 9, però allora era piccolo.